Ciao a you. È arrivato finalmente il momento di recensire un'altra pod. Dai. Ancora un'altra pod. Ma perché? Ma questa però è diversa dalle altre. Te lo prometto. Che cosa c'ha di differente? C'è il beccuccio come la sigaretta. Ma tutte c'hanno il beccuccio come che no, simula la sigaretta. C'ha il beccuccio come la sigaretta. Te lo faccio vedere. Prima che te lo faccio vedere, sigla. Diamo prima un'occhiata alla scatola, scritta Zip, la Zip con il colore di quella che troveremo poi all'interno, prodotto contenente nicotina e vabbè tutte le precauzioni, tutto ciò sul lato frontale. Lateralmente una figura con la Zip ed il logo, dall'altro lato delle avvertenze con codice a barre, vari marchi, logo della casa produttrice, in questo caso UD, e un'immagine superiore della resistenza con i fori per il refill, mentre invece sul lato posteriore il contenuto della scatola con alcune caratteristiche tecniche. All'apertura ci divideremo in due parti: il libretto delle istruzioni, un cavo per la ricarica USB micro USB, un drip tip normale in derlin con attacco proprietario, una cartuccia, due drip tip in cotone, che tra l'altro sono la vera particolarità di questo tipo di kit. Ma andiamola a vedere un po' più da vicino. Logo Zip, qui c'è il LED che ci avverte il momento in cui sta appunto tirando, e sotto c'è la presina USB. La nostra cartuccia la metteremo andando ad estrarre il tappeto, che non si svita ma ha praticamente un fermo, e qui viene inserito il drip tip. La ricarica si effettua dall'alto attraverso due fori che sono posti sulla parte superiore. Ovviamente evitatela di tenerla piegata come l'ho tenuta piegata io, in quanto i fori, essendo due, da un altro lato, una volta riempito, uscirà fuori. Una volta ricaricata, la cartuccia va avvitata sotto il tappeto che abbiamo tolto prima e inserita qui dentro, come vedete, andrà a forzare un po'. Quindi, e adesso è bella ferma. Il beccuccio va inserito sopra e, come vedete, il beccuccio adesso è un pochettino unto, un pochettino umido, in poche parole, ha assorbito la condensa che ha prodotto durante le nostre prove. Considerate che sono circa 5 tank che stiamo provando e il beccuccio è ancora quello, ancora non sale liquido in bocca, quindi ancora non ci sentiamo di sostituirlo. Una volta montata andiamo quindi a vedere peso e misure. Misura compreso il drip tip circa 121 mm in lunghezza ed ha un diametro di 14,5 mm, mentre il peso è di 41 grammi. Considerate che la sto pesando con serbatoio pieno. Partiamo col dire le cose che ci piacciono di questa nuova pod, quindi comincia tu e vai con il primo punto. Partiamo dalla caratteristica principale, cioè il drip tip, che è una cosa che a noi piace, principalmente per un fatto anatomico. È molto morbido alla bocca, quindi proprio imita tutte le fattezze di un beccuccio di una sigaretta tradizionale. Oltre al fatto che secondo me tende a bloccare anche un po' la condensa che potrebbe risalire, cosa diciamo che affligge un po' tutte le pod, la condensa, esatto, nella cartuccia, nel drip tip. Un'altra cosa positiva è sicuramente il fatto che può essere sostituito molto facilmente rispetto a un drip tip normale che noi andiamo a lavare di solito per riutilizzarlo. Questo qua ogni tanto lo prendiamo, lo cambiamo, lo buttiamo direttamente, eccetera. Per quanto riguarda la durata del drip tip stesso, diciamo, è come vogliamo noi, lo possiamo buttare pure tutti i giorni, possiamo cambiarlo. E se quindi lo vogliamo portare allo stremo, magari ci durerà 4-5 tank. Sì. Ovviamente c'è sempre la possibilità di mettere il drip tip in plastica, se uno magari vuole evitare. Io, per esempio, la preferisco comunque col tip in cotone, proprio perché è la sua particolarità. Però se uno non frega niente di questa particolarità, può tranquillamente mettere quello là in plastica. E quindi evitare di comprare drip tip. Esatto. Nuovo. Per quanto riguarda invece la batteria, è da 500 mAh. E potrebbe sembrare poco, perché ha comunque una pod da 1,2 ohm, quindi magari potrebbe sembrare poco, ma in realtà dura due tank e mezzo, che ci sta per una pod. Rispondono all'incirca 3 ml, 3 ml e mezzo di liquido, che con una pod
ci può stare, ci dai, sta, ci come, può stare. Come autonomia. Un altro fatto molto interessante è il controllo della temperatura. Il fatto che se finisce il liquido all'interno del tank, la sigaretta si ferma, si blocca, blocca l'erogazione, quindi non ci fa tirare a secco. Noi abbiamo notato, anche Ale ha notato questo, che anche mentre svapiamo, se magari facciamo un utilizzo un po' più compulsivo della sigaretta, un po' più intenso, sì, un po' più intenso, e quindi la resistenza tende ad andare più a secco, si blocca lo stesso, non è che si blocca solamente quando finisce il liquido, ma anche quando proprio la resistenza non riesce ad assorbire abbastanza liquido rispetto ai tiri che facciamo. Il che questo ci porta a pensare che di per sé non possiamo mai steccare. Tant'è vero che non ho preso nessuna steccata da quando la stiamo utilizzando. E adesso siamo arrivati a circa 6-7 tank comunque, quindi... Perché comunque il fatto che non possiamo vedere il liquido all'interno molto facilmente, perché come la maggior parte delle pod, le cartucce stanno integrate all'interno della sigaretta, quindi dobbiamo estrarre ogni volta per andare a controllare il liquido. Questa cosa è importante, il fatto che si blocca da solo. E anche per un neofita, per una persona che comincia con la sigaretta elettronica, è una cosa importantissima, perché all'inizio non tutti hanno la dimestichezza, oppure uno un po' più sbadato e si dimentica di mettere il liquido. Ci dimentichiamo noi di mettere il liquido nella sigaretta e andiamo a steccare, figuriamoci una persona che ha appena cominciato e quindi ad assimilare varie cose sull'utilizzo della sigaretta. E chi meglio di noi lo sa che inizializziamo persone giorno dopo giorno alla sigaretta elettronica e quindi ne vediamo di resistenze bruciate senza liquido all'interno. Un altro lato positivo è il tiro automatico, che a dispetto magari di tanti tiri automatici, generalmente capita che il primo tiro va sempre un po' a rilento, va sempre un po' perso. C'è quel briciolo di ritardo, esatto, per farlo attaccare. La resistenza si riscalda e poi dal secondo tiro riesce a fare un tiro come si deve. In questo caso già dal primo tiro risulta essere comunque abbastanza reattiva, complice magari la resistenza da 1 e 2, ma non credo. Riesce a leggere, secondo me riesce a leggere bene... Cioè, c'è un buon sensore all'interno, semplicemente questo. È un po' più veloce nell'accendersi. Per rimanere sul fattore tiro, vorrei fare una piccola, diciamo, regressione. Una cosa che c'è da migliorare sicuramente su tutte le pod, compresa questa, anche se questa ha un buon tiro, è proprio il tiro stesso. Io lo gradirei magari un po' più corposo di vapore, che qualche resistenza che riesca a fare un po' di vapore in più. Quindi una resistenza, perché secondo me il limite delle pod è proprio questo, perché come abbiamo elencato prima hanno tanti aspetti positivi, sicuramente la compattezza, la sensazione nel tirare che ci imita quanto più possibile quello che può essere il fumo analogico, ma secondo me gli manca giusto quel pelino in più di vapore che le farebbe andare veramente alla grande come sistema. Forse è quello che ti manca maggiormente nelle pod rispetto magari a dei kit, non sto parlando di rigenerabili oppure cose molto grandi, sto parlando dei kit semplici tipo lo Jazzfog Q16, tipo una Cosmo, sì. Ora è un tiro non proprio come quello, perché capisco che là il device è più grande, quindi c'è un'erogazione più grande, però comunque è un tiro più corposo, questo secondo è me... È giusto quel piccolo appunto, ci tenevi a farlo sapere, sì, insomma. Però questo vale per tutte le pod, non solo per questo. Un'altra cosa che riguarda il tiro è che a me è sembrato leggermente più caldo come tiro rispetto a quelle delle pod che ho utilizzato fino ad ora. Sarà complice anche quel tipo di tip, secondo esatto, me. Esatto, sì, perché generalmente la plastica tende ad assorbire il calore quindi sì, fartelo arrivare un po' più freddo. Con questo invece riesce ad arrivare il vapore molto più caldo rispetto a prima, anche se gradiremmo anche da questo punto di vista ancora un po' di calore in più, sarebbe perfetto. Però rispetto al tip in plastica, su questa qua ho notato proprio una differenza di calore. Col tip questo qua in spugnetta si ottiene molto più calore, quindi un tiro ancora più simile a quello che è della sigaretta. Sì. Ha comunque dei lati negativi, e il primo lato negativo è un lato positivo che abbiamo detto prima. Cioè, ha questa funzione del controllo della temperatura, che però a volte sembra essere un po' troppo invadente. Cioè, magari non so fino a che punto era secca la resistenza nel momento in cui svapavo e a un certo punto mi tagliava l'erogazione. Quindi, può essere fastidioso che mentre state svapando... Lo è stato. Vi spezza la svapata e quindi... Lo è stato. Rimane un po'... Però magari in quel momento mi ha salvato dall'avere quella steccata che mi avrebbe distrutto praticamente la gola. Questo quindi non lo possiamo sapere. Perciò quindi è un lato negativo perdonabile.
Sì. Te lo perdoniamo. Un altro lato negativo è la lunghezza della pod stessa, che si sviluppa completamente in lunghezza rispetto ad altre pod che sono un po' più larghe e più corte. Questo qua può essere un lato negativo magari quando si mette in tasca una tasca dei pantaloni che è un po' più stretta e quindi magari quando saliamo in macchina oppure ci pieghiamo può tendere a piegarsi anche la sigaretta, soprattutto per chi la mette nella tasca posteriore. Sì. Però può essere una cosa positiva perché poi si può infilare in un taschino come una penna, quindi è molto sottile da tenere in una tasca magari quella là di una giacca o di una camicia. O di un, abbastanza, di un giubbino in dipende generale. Che, diciamo che dipende dai punti di vista. Sì. È un difetto che dipende dai punti di vista. Dai punti di vista. Un'altra cosa che può essere un difetto, come no, è la ricarica, che è un poco fastidiosa in quanto, oltre ad aprire questa parte centrale qua, dobbiamo andare anche a svitare questa, il tappo superiore, quindi smontare la sigaretta in più parti. E questo può risultare difficile quando magari siamo per strada, perché già ci abbiamo la sigaretta, poi la cartuccina, poi il beccuccio e poi dobbiamo prendere la bottiglina per caricare. Però magari potrebbe essere più comoda rispetto a quelle infami linguette, sì, dove devi avere i chilometri di unghie per... No, i chilometri di unghie, devi avere le unghie tagliate al punto giusto. Se esatto. Le tagli troppo corte non puoi caricare più la tua sigaretta. Io non posso caricare niente. Invece non succede questo in quanto... la pezza superiore funge da tappo, quindi. Tra l'altro qualsiasi beccuccio di qualsiasi bottiglina, anche una semplice Chubby Gorilla ci va tranquillamente nei due fori laterali, quindi nei due fori che stanno sulla parte superiore. Non stiamo qui a dirvi il motivo per il quale è stata concepita, soprattutto con questo tipo di beccuccio di questo materiale, perché questo è un vaporizzatore personale, ho detto banalmente sigaretta elettronica, no, quel tostatore sparapeti che viene spacciato per sigaretta elettronica che dovrebbe fare meno male, che però se ti chiedono ci possiamo fare un test per vedere la tossicità, tu no, il test sulla tossicità no. Pasquale, vale, è meglio se uno... va bene. Basta. Torniamo a noi. Comunque, con questa notizia bomba, noi vi lasciamo ai nostri voti. E siccome questo è l'ultimo video prima del Natale, vi auguriamo buon Natale e ciao a you. No, hai fatto così. Che è? Perché? Ma perché mi immaginavo Pasquale, buon Natale e ciao a you. Sì. Perché mi ha preso a solito YouTube, mi stai perdendo. E c'è prima o poi già fa così, stai guardando il YouTube. E io quando sei partito con il ridi sono partito con la mano. Ok, vai. Vai la volta, no?